Mentre qualche distrazione sulle scadenze dei prodotti potrebbe costare molto cara a un supermercato in un quartiere di Roma Sud. Vince, che facciamo? Signora, venga, porti un carrello che ci sono latticini scaduti. Buongiorno. Buongiorno. Chiama il direttore, gentilmente. Comunicazione interna. Buongiorno, la direttrice? Siamo carabinieri del NAS, maresciallo di Candia. Il maresciallo maggiore di Candia chiede di vedere subito il reparto merendine. Me le fa vedere queste merendine dove stanno? E noi abbiamo avuto una denuncia appunto di un privato cittadino dove dice che ha comprato delle merendine marca... Sono croissant alla ciliegia da 6 porzioni. Alla ciliegia. Se queste hanno scadenze lunghe. Tutte scadenze lunghe, questo è un negozio che ci ha un fatturato della in continuo ricircolo. Come è possibile che sia? Noi l'idea ce l'ho, secondo me questo gli è rimasto scaduta in casa e l'ha ricomprato il giorno prossimamente per farsi rimborsare. Però mi perdoni. Questo è un negozio che ci ha un fatturato della un ricircolo. Io sono contento per voi. Se lei viene stasera, io trovo vuoti. Però mi faccia capire una cosa. Se c'è a monte una denuncia dove un utente, dove un consumatore, un cliente lamenta il fatto che siano delle merendine scadute, noi veniamo qui, facciamo un'ispezione. Abbiamo potuto verificare che appunto non vi erano merendine con il TMC oltrepassato, però visto che la denuncia appunto parlava di questa criticità, abbiamo esteso questo controllo a tutti i reparti. Direttrice, ci ha abbandonato. Vince, che facciamo? Signora, venga, porti un carrello che ci sono latticini scaduti. Però questo non è TMC, questa è scadenza vincolata. Sono state inasprite le sanzioni relative alle etichettature e quindi anche alla scadenza. Vengono attenuarsi del 30% se si parla di microimpresa, ma non è il caso di microimpresa questa. Dal 9 maggio 2018 le sanzioni per chi espone o mette in vendita un alimento oltre la data di scadenza vanno dai 5.000 ai 40.000 euro. Purtroppo si vede una svista, noi gli abbiamo... Signora, sa che vuol dire questo? Questo che probabilmente... Si è sciolto. E poi si è... Vabbè, questo diciamo, ricongelato. Quello va eliminato perché un burro correttamente conservato si presenta integro. L'ispezione prosegue nel reparto macelleria. Ma sto tagliere, una pulita no? Una pulita non gliela diamo? Sì. Ma mica tanto, ve la vedo sporco. Però questo tagliere è usurato. In queste scalfitture ci sta di tutto di più. Cioè, è usurato il tagliere. La pedivella qui? Questa ce l'avevamo, solo che abbiamo rotto. Signor, questo è un tagliere accettabile. Signor, fate sentire vecchio così. Questo no. Cioè, guardi qui. Qui se facciamo delle analisi, dei tamponi, io vorrei vedere il vostro consulente HCCP. L'avrà fatto il tampone qua? Che ci sono usciti? Mostri. Però posso garantire che noi tutte le sere puliamo. Con che cosa? Dove stanno le procedure di pulizia? Vanno bene le vaschette così, eh? Cioè le vaschette dovete mettere bene, non a terra, perché cioè a terra, non in questa posizione. No, sì, infatti stamattina è stata colpa mia che ho fatto un casino io con le vaschette stamattina. Comunque non va, le posizioni subito bene, veda quelle che sono da smaltire e le smaltisca.